27 febbraio 2018, oggi un grande traguardo per la nonnina Giovanna Fara, che ha compiuto 100 anni. A festeggiarla, assieme ai suoi parenti e amici, anche l'assessore alle politiche sociali di Cagliari, Ferdinando Secchi, che ha consegnato da parte del sindaco Massimo Zedda una pergamena e una medaglia. Giovanna Fara, per i parenti zia Nanna, non ha avuto figli. Non si rende conto di aver compiuto 100 anni. Ormai tutto il suo mondo è racchiuso nella sua casa di via Cervi a Cagliari, dove vive assieme alla badante che da anni si prende cura di lei. Gode di ottima salute zia Nanna e addirittura la gastrite cronica e le vene varicose, disturbi dei quali ha sempre sofferto, l'hanno abbandonata da qualche anno. Allora scrive: come mi piace il giovane che ha in sé qualche cosa di vecchio, così mi piace il vecchio che ha in sé qualcosa di giovane. Chi segue questa norma potrà essere vecchio nel corpo, ma nell'anima non sarà mai vecchio. Bene. Questo non lo dice il sindaco di Cagliari, ma lo diceva Cicerone, Marco Tullio Cicerone. Infatti ho detto Marco. Che è nato un po' prima di lei. Quindi a Giovanna Fara gli auguri più affettuosi dell'amministrazione comunale di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda, con la data di oggi. Guarda che bello. E cosa c'entro io col sindaco? No, però ogni cittadino che compie 100 anni viene premiato dall'amministrazione con una pergamena e con una medaglia. Oggi 27 febbraio 2018 ricorre il centenario di zia Nanna. Centenario, oggi hai compiuto 100 anni. E vai. Non è vero. Zia Nanna, quando sei nata? Siamo nel 2019. No, nel 2018. Tu quando sei nata? Nel? E che ce l'ho ricordato più quando sono nata? Però noi siamo tutti qua, cioè, ci sono tutti i tuoi parenti qua per festeggiare i tuoi 100 anni. Festeggiate più su parte in porta. Ma qual è la ricetta per riuscire ad arrivare a 100 anni? Sì, non la conosco. Io non ho usato nessuna ricetta e non so in quali anni siamo. Perché poi alla fine chi decide quanto dobbiamo vivere? Dio. E basta. Non c'è. Magari lo decide qualche uomo che è, o qualche donna che sia, che vuol farmi fuori prima. Come? Ma sei contenta di aver compiuto 100 anni? Anche siamo nel 1918. Siamo nel 2018, tu sei nata nel 1918. 18, appunto. E quindi sono passati 100 anni, ben 100 anni, sono volati? Sono passati lentamente o velocemente questi 100 anni? Non me ne sono accorta, Sono passati e basta. Solo Dio sa la vita di ciascuno di noi. Hai voglia di desiderare 100 anni o anche di più. Se lo decide Dio è una cosa, se no te ne vai quando ti chiama lui. Ieri. Ieri. Era ieri, vero? È un ieri, certo. Adesso in che anno siamo? 2018. Va bene, allora io adesso ti lascio qua a festeggiare con tutta la famiglia. C'è la torta. Ma cosa si è andati a fare? Quanti anni hai? Non lo so. Quando è nata? 10. Da quando è nata? Il giorno che sono nata. È perfetto. Va bene, oggi è il mio compleanno. Auguri.
sì. Va bene, comunque a tutti noi ci auguri di vivere 100 anni, ce lo auguri? Anche se ti dicendo, se Dio vuole però. Va benissimo. Allora, buon compleanno. A me? A te.